Buonasera a tutti, questa sera siamo qua per fare un video in diretta nel senso che è una cosa che stiamo facendo adesso. Come sapete vi informo sempre delle cose che faccio, soprattutto quando sono cose che possono tornarvi utili. In questo caso, vedete, abbiamo due uova delle nostre cucincine. Come vedete, sono uova sporche. Attenzione, non di feci, queste sono uova sporche. Dato che ha piovuto, le gallinelle hanno deposto le uova, diciamo, in una parte, esposta alla pioggia. Di solito le pongono le uova perché noi manteniamo, diciamo, il substrato sempre una parte coperta pulita, con delle segature pressate, quindi le uova sono sempre pulite. Però può capitare, soprattutto a chi le ha fuori, di trovare, ecco, delle uova sporche in questo modo. Allora, se sono uova da mangiare, si lavano con acqua. E non ci sono problemi, diciamo. Dato che noi però le dobbiamo incubare, a giorni avvieremo l'incubatrice e vi farò vedere proprio dall'avviamento, l'incubazione, la schiusa, come le abbiamo i pulcini, come ogni anno. Però ecco, queste uova vanno pulite se le vogliamo incubare. Vanno pulite non con dell'acqua, come se le dovessimo mangiare, ma con dell'acqua ossigenata. Noi abbiamo un flacone da 1 litro, in quanto ne faccio diversi usi, quindi basterà bagnare le uova senza timore con dell'acqua ossigenata, vedete? Quasi si puliscono in automatico perché l'acqua ossigenata ha anche un potere, diciamo, di pulire. La lasciamo agire giusto 20-30 secondi e vi farò vedere poi con un pezzo di carta pulito, un pezzo di Scottex, come pulirle e poi renderle sicure per l'incubazione, perché l'acqua ossigenata disinfetta la parte esterna, quindi evita la contaminazione dell'uovo. Adesso vedete, sono già. Prendiamo un pezzo di Scottex pulito, prendiamo un uovo e adesso vi faccio vedere proprio da vicino come si pulisce. Naturalmente serve un po' di delicatezza, ma vi basterà passare poi, ecco, la carta. E l'uovo in questo modo lo possiamo incubare, a differenza se fosse stato tutto pieno di terra, che poi nel tempo si incrosta e diventa più difficile toglierla. La stessa cosa se ci sono delle feci, magari lo fate agire un attimino in più, la costigianate, prendiamo l'altro uovo che era, vedete, quello più sporco, e lo andiamo a pulire anche quello. Quindi in questo modo abbiamo reso le due uova da poter essere incubate. Se le avessimo lavate con acqua normale di rubinetto avremmo rischiato una contaminazione. Magari nascono lo stesso, non è detto che con l'acqua si contaminano, però quando dobbiamo formare delle vite, creare delle vite in modo artificiale, è sempre meglio essere sicuri perché l'incubatrice è un ambiente chiuso, piccolo, dove c'è tanta umidità, temperature alte, quindi basta poco per contaminare tutto l'ambiente e poi contaminare tutte le uova. E poi magari mi sento dire, alcuni mi scrivono, perché i pulcini non nascono, perché arrivano al 10° giorno e muoiono, perché non riescono a rompere il guscio. Ecco, fra queste motivazioni, la prima causa di morte degli embrioni, di morte durante la schiusa, è proprio la contaminazione batterica, che molti sottovalutano mettendo nell'incubatrice delle uova sporche. Le uova vanno disinfettate, anche quelle apparentemente pulite, perché io con l'acqua ossigenata tratto tutte le uova prima di incubarle, faremo un altro video. Quindi disinfettate le uova perché l'incubatrice, ripeto, è un ambiente piccolo, umido, caldo, dove i batteri vanno a nozze. Grazie a tutti e buona serata.